Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Con il cuore pieno di gioia per le sorelle carissime, oggi per la prima volta nella Chiesa Cattolica si celebra la memoria obbligatoria di Maria Madre della Chiesa. Per la verità questa memoria esisteva già ma come messa votiva della Madonna, che Papa Francesco, come sapete, ho avuto modo di scriverlo e dirlo, ha reso memoria obbligatoria collocandola assai significativamente lunedì dopo la Pentecoste, quindi questa sarà una festa mariana non a data fissa come l'Immacolata Concezione, che è sempre l'8 dicembre, ma a data variabile, come per esempio la festa del Cuore Immacolato di Maria, che sapete si celebra sempre il sabato dopo il Sacratissimo Cuore di Gesù, perché non è legata a una data ma ad un evento, no? Quindi il collegamento tra questa festa e il giorno della Pentecoste, cioè il giorno in cui la Chiesa si manifesta, il giorno dopo ci ricordiamo che la Madonna ne è madre. Che significa questo titolo? Questo titolo che è stato voluto fortemente dal beato prossimo santo Papa Paolo VI in occasione del Concilio Vaticano II, c'era una bellissima allocuzione questa mattina in occasione della chiusura della terza sessione nell'ufficio proprio di questa festa, che appunto è entrata in vigore da questo giorno, da questo lunedì. Madre è una cosa molto semplice, tutti quanti sanno cosa vuol dire avere una madre. Se sono madre, un figlio non c'è, perché ci sia un figlio ci vuole una madre e un padre. E voi sapete che già ai tempi della patristica si diceva che non si può avere Dio per padre se non si ha Maria per madre. Noi siamo figli di Dio, lo sappiamo tutti quanti per il sacramento del battesimo, ma da che mondo è mondo non si è mai visto che un figlio ha solo il padre. Magari qualche volta c'è solo la madre, perché se sa il padre che io, solo il padre non si è mai visto. Ecco. Quindi, in che senso la Madonna è madre della Chiesa? È assai significativo il Vangelo che abbiamo letto. Voi sapete, la Chiesa, Gesù l'ha, diciamo così, tra virgolette, come si diceva più un tempo, fondata durante i suoi 3 anni di vita pubblica, cioè ha chiamato gli altri, prima ha chiamato i discepoli, poi tra i discepoli ha detto, voi 12 sarete gli apostoli. Poi tra questi 12 ha detto a Pietro, tu sarai il capo. Quindi tutte quante le cose fondamentali, è andata a Cana, ha santificato il matrimonio, quindi ha cominciato a gettare tutte quante le basi dei sacramenti, ha ordinato ai discepoli di battezzare, quindi diciamo che c'era un po' quasi tutto. Però se potessi dire, ma la Chiesa, quando c'è stato un momento preciso in cui la Chiesa si è proprio, in quel momento è nata? È difficile, la domanda è difficile, però l'abbiamo ascoltata nel Vangelo. Anche questo, sapete quando è nata? Quando è stato aperto il cuore di Gesù. Questo dicevano i padri. Voi sapete che il sangue è simbolo dell'Eucaristia, l'acqua è simbolo del battesimo. E dicevano, vi ricordate, sono bellissimi padri della Chiesa, no? Cosa ci racconta la Genesi che abbiamo letto? Poi ci ritorniamo sulla creazione dell'uomo. Dio crea Adamo, no? Poi manda un torpore su Adamo, gli apre il petto, toglie una costola e tira fuori la donna. Giusto? E allora padre dicevano, bene, nostro Signore ha fatto addormentare Cristo, Cristo si è addormentato sulla croce, poi gli hanno aperto un costato anche a lui, in quel sangue e quell'acqua c'era tutta la Chiesa Cattolica. E chi c'era sotto la croce? E poco prima di questo evento riceve da Gesù la parola, donna, ecco tuo figlio. Nella persona di San Giovanni l'avevamo contenuto tutti noi, ma no, quindi la Chiesa non è andata mica per scherzo, cioè noi dobbiamo sentirci felici di appartenere alla Chiesa, perché la Chiesa è nata nel letto della croce, non è nata nel letto dove nascono purtroppo le letti, dove nascono gli esseri, non è nata nel letto di dolore, cioè Gesù per farci nascere si è fatta per il cuore, l'ultima stilla di sangue e di acqua per uscire, capite? Ma che significa che una donna è madre? Voi sapete, no? Nel libro dell'Apocalisse c'è scritto una cosa, no? Che si è sempre applicata alla Madonna, dice che nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di lutti e di sole, con la luna sotto i suoi piedi, guardate là, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Poi dice, era incinta e gridava per le donne e i travagli del parto. Domanda, attenzione a non essere eretici, ma la Madonna quando ha partorito Gesù ci ha avuto le donne e gridava secondo voi? Attenti che sono più scomunicati, La Madonna con un parto virginale, la Madonna non ci ha avuto nessuna doglia, nessun dolore del parto. E com'è che ci sta scritto così nel libro dell'Apocalisse? Perché sempre i grandi padri della Chiesa dicevano, la Madonna no, come lo chiamano Gesù? Il figlio primogenito di Maria, dicevano.
quindi la Madonna aveva altri figli? Sì e no. Non altri figli naturali, la voglia da San Giuseppe, ma sapete quali altri figli c'è avuto la Madonna? Tanti figli, sapete quanti sono? Se contano più, sono tutti quanti membri della Chiesa e ha avuto le doglie e travagli del parto per avere questi? Direi proprio di sì, perché questi li ha partoriti sotto la croce, li ha partoriti in un momento in cui, quando il figlio gli ha detto ecco donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, lei ha detto va bene, tu sei il mio primo, ho questo sterminato numero degli altri figli che mi costano tutte le mie lacrime e tutti i dolori che sto provando qua al Calvario, va bene Gesù mio, come ho detto fiat all'angelo, dico fiat adesso e ti offro tutte le mie lacrime, tutti i miei dolori per partorire loro. Partorire te è stata un'estasi, partorire loro ci costa tanto a tutti e due, a me mi sta bene. Quindi noi dobbiamo sapere che ci crediamo o non ci crediamo, che lo sappiamo o non lo sappiamo, ci sta bene o non ci sta bene. Se noi facciamo parte della Chiesa è per il sacrificio della croce di Gesù Cristo, ma per la presenza concomitante di Maria lì, perché è nostra madre. La Madonna era necessaria che stesse sotto la croce, Gesù ce l'ha voluta, perché non ha voluto lasciare la sua Chiesa senza una madre, ecco perché possiamo stare tranquilli. Voi capite che avere una, cioè, la Madonna che è la creatura più buona dell'universo, che è madre, voi sapete che già le madri sono sempre buone. A me mia madre mi raccontava sempre una cosa, no? che lei aveva tanto colpita, non mi ricordo, mi racconta quando era piccola, mi sa che c'era manco la televisione, c'era la radio, qualcosa del genere, c'era un delinquente, un brigante siciliano, si chiamava Bandito Giuliano, non ricordo sta cosa, e lei mi raccontava sempre, per farmi capire l'amore di madre, perché lei diceva sempre che voleva tanto bene, diceva, lo sai, ma quando hanno condannato questo era criminale, questo aveva ammazzato un sacco di gente, la madre cominciava a piangere, a strillare nell'aula, e urlava, è figlio mio, e così dicevano, che te figlio tu, questo è un delinquente, si può, è figlio mio, capite? Cioè, perché per una madre, pure se è un delinquente, quello è figlio, cioè vuole bene pure un figlio delinquente, capite? Questo ci fa capire l'amore immenso che c'è la Madonna per ciascuno di noi e quanto ha a cuore la salvezza dei suoi figli. C'è qualche pio odore che dice ogni volta che un'anima, solo per colpa sua, va a fare una brutta fine che se ne va all'inferno, la Madonna è come se fosse una coltellata al cuore, gli cade una lacrima che se cadesse sulla terra scaverebbe una voragine, un dolore immenso, capite? Perché una madre vuole soltanto che il bene dei suoi figli, quindi questa festa è di grandissima consolazione. Ed è una festa teologica, a Pentecoste, non è nata la Chiesa a Pentecoste, capite? Gesù l'ha concepita, diciamo, l'ha portata nel grembo, gli ha fatto la gestazione, sotto la croce l'ha partorita, a Pentecoste si è manifestata, uscita fuori, giusto? E la Madonna alla nascita era presente, e la Madonna a Pentecoste stava a fare la regina degli apostoli e stava guidando la preghiera. Quindi la Madonna non è un optional. La devozione alla Madonna, uno dice, vabbè, dico qualche avvenimento, no, la Chiesa insegna che almeno una moderata, normale devozione alla Madonna è necessaria per la salvezza. Domani c'è la festa di una grande santa, Santa Rita, no? Io sono devotissimo a Santa Rita, poi chi me la tocca? Però se uno non è devoto a Santa Rita, perché magari non l'ha mai conosciuta bene, non è che va all'inferno, d'accordo? O non è indispensabile, magari se c'è qualche caso impossibile, è meglio farsi amici e farsi amica Santa Rita, insomma, perché lei è molto brava nei casi impossibili. Però non è in discussione la salvezza, ma una pure embrionale devozione alla Madonna, insegna la Chiesa, è necessaria per la nostra salvezza. Perché la Madonna è la madre, noi non possiamo fare a meno di nostra madre, capite? E la maternità che esercita nella Chiesa, la Madonna è importantissima, ha bisogno di essere riconosciuta come tale e di essere valorizzata. Quando uno sta male, voi sapete, quando uno poi la mamma ce l'ha, cioè un pochino la mamma manca, a me non manca tanto perché grazie a Dio abbiamo quell'altra del cielo che è molto sollecita, però la prima cosa che uno cerca quando sta male è la mamma, ecco, è proprio spontaneo, perché nella mamma trova conforto, trova rifugio, trova consolazione, trova tutto. Ecco, questo tutto speriamo che ciascuno di noi possa imparare a cercarlo in Maria, perché lei è un aspetto altro. Noi, riconoscendola come tale, le diamo la possibilità di essere nostra vera mamma e madre, come diceva Paolo VI, nell'ordine della grazia. Lo auguro a me stesso e a ciascuno di voi.
e buona festa di Maria Madre della Chiesa a tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.